Il progetto nasce pochissimo tempo fa, quindi verso marzo-aprile, quando ragionando con un amico che scriveva all'epoca su un blog di letteratura erotica, ho detto: caspita, in Italia non esiste un appuntamento che mette insieme sessualità e cinematografia, mentre all'estero, cosa che all'estero invece è sicuramente più diffusa. Cosa ne dici se lo organizziamo noi? Abbiamo scritto a tanti registi, a tanti festival, abbiamo cercato di farci conoscere perché appunto pretendere che un festival torinese, la sua prima edizione, riesca a ricevere video, cortometraggi e lungometraggi, tra l'altro su una tematica così specifica, era impossibile. Quindi abbiamo passato questi mesi a cercare materiale e devo dire che è stata una ricerca fortissima, perché sono arrivati 200 cortometraggi e una trentina di lungometraggi. Il nostro festival appunto si chiama Festival Internazionale del Cinema Erotico e del sessuale. A noi piace aggiungere insomma queste tre paroline in più. A noi interessa come registi, soprattutto giovani indipendenti, trattano l'immaginario erotico e sessuale adesso, nella contemporaneità. Quindi questo ricomprende varie forme che possono essere come l'amore, quindi solo un bacio, o come l'erotismo, che invece dove c'è un po' più di svelamento, fino alla pornografia, dove tutto viene svelato, niente viene nascosto e l'atto in sé è davanti agli occhi di tutti. Mi piace citare Peter De Rome, che è il protagonista di uno dei documentari che abbiamo avuto in concorso in questa prima edizione. L'erotismo sta all'infinito come la pornografia invece sta al limite, nel senso che la pornografia si riduce alla performance, mentre l'erotismo è l'eccitazione, che però può tendere idealmente all'infinito. A me interessava anche effettivamente far vedere magari anche una pornografia alternativa che non è facile trovare su internet, dove in realtà trovi di tutto, nel senso pornografia alternativa c'è. Io credo che internet sia molto democratico in questo. C'è stata una grande risposta, nel senso che abbiamo fatto tre esauriti. Nella serata, vabbè, la serata di apertura con Love ce l'aspettavamo un po', insomma. Mentre sabato sera, due esauriti uno dietro l'altro, alle 8:30, alle 22:30 ci hanno piacevolmente stupito. E il pubblico, devo dire, che si è dimostrato molto eterogeneo. Tanto ha giocato la copertura mediatica che siamo riusciti ad avere, essendo un festival con un budget limitatissimo, 7.000, da qualche parte forse leggerete 10.000, no, sono 7.000 dir tanto, non potevamo permetterci nessun tipo di pubblicità. Però aver avuto la possibilità di comparire su testate, in televisione, insomma, ci ha permesso di raggiungere sicuramente un pubblico molto più vasto. Abbiamo fatto una campagna di crowdfunding che è andata bene, abbiamo chiesto 4.000 euro e abbiamo raggiunto l'obiettivo e secondo noi era proprio il progetto giusto da mettere su una piattaforma appunto di crowdfunding. Questo progetto fa parte di una liberazione che potrebbe essere vista in modo più ampio, cioè più una liberazione di idee e anche di corpi. E quindi non si tratta solo di finanziare 4 giorni di festival, ma finanziare un progetto che porti davvero a rompere tabù, a fare in modo di parlare di una tematica che ci tocca più o meno quotidianamente a tutti. E quindi ecco, l'idea è non fare esaurire tutto nei 4 giorni festivalieri, ma la speranza è che lo spettatore torni a casa e cioè, si approccia alla sessualità in una maniera più libera, in una maniera più libera e naturale, come è normale che sia, insomma, che si liberi un po' dai vari orpelli che ancora nella nostra società, nostra intendo italiana proprio, ci affliggono. Ok.
Per questa prima edizione di Fish and Chips, oltre alle proiezioni in sala, abbiamo pensato anche a una serie di eventi e di incontri collaterali, tutti chiaramente legati al tema della sessualità. Abbiamo inaugurato una mostra, Eros Absconditus, di una fotografa torinese. Abbiamo organizzato un incontro sulle malattie sessualmente trasmesse, su Eros e pubblicità, un incontro su sesso e disabilità, prendendo un po' come pretesto il documentario spagnolo Yes We Fuck, che avevamo in concorso in questa prima edizione. E l'ultimo incontro organizzato è con Libera Pisano, che tratta appunto il tema della pornologia, dei porn studies, quindi gli studi sulla pornografia, gli studi di genere, sulle nuove frontiere della pornografia, su quando appunto pornografia e politica si intersecano, sul cosiddetto post-porno. Abbiamo appunto pensato a dei momenti più dedicati alla parola, oltre che all'immagine.